Buongiorno e bentrovati gentili spettatori da Alessio Formica di Live Sport Academy. Ci troviamo a Rieti allo stadio Marco Gudini per la terza giornata di promozione girone B tra Valle del Peschiera e SD Sampolese 1961. Ci siamo, inizia quindi Valle del Peschiera contro Sampolese, ha battuto la squadra di trasferta che in maglia rosso-blu attaccherà da sinistra verso destra in questo primo tempo, invece Valle del Peschiera in completo bianco attaccherà da destra verso sinistra. Terna arbitrale composta dal primo fischietto Davide Guarracino di Roma 2, assistenti invece Matteo Sannino di Civitavecchia e Marius Motok, anch'esso di Civitavecchia, il numero 3. Cambio di gioco ottimo a cercare Cenfi, che gioca vicino, adesso si arriva a Ousmane. Buono l'1-2 con Della Penna che cerca di entrare in area. Il tentativo di Della Penna, poi prova a toccarla il compagno più vicino, che era Novelli. Palla che però va in out in area già dall'altro calcio d'angolo, sempre con la Santi e Caldentei. Vediamo se verranno sfruttati. Va ancora Cenfi, la tocca Galantini, poi Novelli! E c'è il gol del numero 10, 1-0 per la squadra di casa con Daniele Novelli. Palla sulla destra, servito Alfonsetti, vuole andare da di corpo, buono l'1-2, opportunità Alfonsetti! Para! Culasi! Da parte della Valle del Peschiera, il tentativo e la parata di Galantini. Cerca di andare Culangeli, il tentativo. Palla sopra la traversa. Alfonsetti, palla per Federico. C'è un fischio proseguito dal secondo, quindi fine del primo tempo. Valle del Peschiera 1, Sampolese 0. La fischia in questo momento, inizia quindi la seconda frazione tra Valle del Peschiera e Sampolese, squadra di casa in vantaggio che in questa seconda frazione attaccherà da sinistra verso destra, invece Sampolese cercherà di recuperare lo svantaggio andando da destra verso sinistra. Secondo tempo, Cianetti gioca con Caldentei. Va in avanti verso Novelli, il numero 4. Novelli si accentra, cerca Ousmane. Palla messa in mezzo, colpo di testa che va fuori. Intanto tenta la girata Colangeli. In avanti verso Colangeli, non è riuscito a prenderla, però ha toccato la difesa della Sampolese. Cianetti, buona la giocata su il numero 19 Caprioli, poi recupera Festa, va da Alberghini, corre l'ex Torlupara, sterza, poi c'è vicino Falcioni, forse attende troppo, perde palla Novelli, vede fuori Galantini, palla alta. Festa, c'è Tarquini a sinistra, preferita la via centrale, prova Caprioli, il tiro! Il pareggio della Sampolese, gol di Caprioli, Mattia Caprioli la mette dentro ed è il secondo gol in stagione dopo primo nella prima giornata di campionato. Pronto un altro cambio anche il Valle del Peschiera, intanto servito Mascolo, cade a terra ma va via poi Alberghini sulla fascia di destra, supera vari avversari, cerca di metterla per Opre, Visconti in possesso, può provare Armel, sinistro, palla sulla, sopra la traversa anzi. Può andare il numero 4, la mette in mezzo, colpo di testa, però che va fuori è di Aguzzi. Non riesce però ad essere incisivo, adesso Visconti perde il pallone dall'altro centrocampista che ha giocato un'ottima partita, che Cianetti può metterla per
Colangeli, posizione regolare secondo il direttore di gara. Colangeli sfrutta male questa occasione, sparando la palla alta. Tarquini cerca di allungarla per Festa. Rossi la riesce a tenere in campo. Visconti, buona la sventagliata, si alza anche Marcelli. Opri tenta di stoppare il pallone, però nella sterzata non riesce a prenderla, ma fischia tre volte il direttore di gara. Termina qui l'incontro dopo praticamente 100 minuti di partita intensissima. Valle del Peschiera 1, Sampolese 1.